Ciao a tutti, ieri eravamo partiti da qui, dalla definizione di una variabile aleatoria e dalla distinzione tra variabile aleatoria discreta e variabile aleatoria continua. Abbiamo visto cos'è la densità di probabilità e cos'è la funzione di distribuzione, ora continuiamo e andiamo a definire il valore atteso, la varianza e lo scarto quadratico medio. Dovete sapere infatti che esistono degli indici numerici che consentono di sintetizzare alcuni aspetti importanti di una variabile aleatoria. Ad esempio, il comportamento in media della variabile e come i valori di questa variabile si disperdano intorno al valore medio. Se a x quindi una variabile aleatoria discreta che assume questi possibili valori, il valore atteso, noto anche come media, si indica con mu oppure e di x, lo trovate nei libri in entrambi i modi, ed è dato da questa formula: la sommatoria per i che va da 1 a n, dove n sono appunto i possibili valori della variabile aleatoria, di xi per pd, dove pd è la probabilità, quella che abbiamo anche nominato densità di probabilità del singolo valore della variabile. E di x è quindi una media dei valori xi pesata con le rispettive probabilità PDI. Il valore medio della variabile aleatoria X è quel numero che indica dove è centrata la variabile aleatoria, ossia attorno a quale valore ci si aspetta che cadano i singoli valori di x. Possiamo dire che mu rappresenta una misura di tendenza centrale. Un esempio sicuramente familiare della media è quello classico della media dei voti. Io ho avuto 3 voti in matematica, 6, 7 e 8. Se voglio calcolare la media di questi 3 voti, cosa faccio? 6 più 7 più 8 diviso il numero totale di voti. Andiamo a vedere nel caso continuo. Se x è una variabile aleatoria continua, la media si trova con l'integrale calcolato su tutto R di x per f di x, dove f di x è la densità di probabilità. Se ci fate caso, queste due formule sono identiche, solamente che al posto della sommatoria abbiamo l'integrale. In effetti, se pensiamo alla definizione di integrale, possiamo vederlo anch'esso come una sommatoria. Quindi in tutte le formule, nel caso discreto troviamo sempre la sommatoria, mentre nel caso continuo troviamo sempre gli integrali. E questo è il valore atteso, detto anche valore medio oppure media, lo trovate in tutti i modi. Anzi, lo trovate anche come speranza matematica, sono tutti sinonimi, vogliono dire la stessa cosa. Passiamo ora alla varianza. Si definisce varianza di una variabile aleatoria x e si indica con vx oppure sigma quadro, oppure lo trovate anche con var x, questo valore, che è la sommatoria per i che va da 1 a n dei singoli valori meno mu, dove mu è il valore atteso, tutto elevato alla seconda per le singole probabilità. Nel caso continuo abbiamo quindi l'integrale e abbiamo sempre x meno mu alla seconda per f di x. Una volta trovata la varianza è possibile trovare lo scarto quadratico medio, noto anche come deviazione standard, semplicemente facendo la radice quadrata. In sostanza, mentre la media ci dice qual è la media dei valori della variabile aleatoria x che ci dobbiamo aspettare, la varianza misura la dispersione dei dati rispetto alla media. Più i dati sono vicini alla media, più la varianza sarà bassa, perché questa differenza sarà un numero piccolo, indicando una maggiore omogeneità. Al contrario, se i dati sono distribuiti in modo ampio intorno alla media, la varianza sarà alta, indicando una maggiore eterogeneità o differenza tra i dati. Andiamo ora a vedere un esercizio concreto, sia nel caso discreto che nel caso continuo. Sia x la variabile aleatoria che indica la somma dei punti ottenuti con il lancio di 2 dadi. Andiamo a definire prima di tutto la tabella di distribuzione di probabilità e poi andiamo a trovarci il valore medio e la varianza. Allora, io lancio 2 dadi, quindi la somma può essere 2 se ottengo 1 al primo lancio e 1 al secondo lancio, 3 se ottengo 2 più 1,
4 fino ad arrivare a 12, quando in entrambi i lanci io ottengo le facce con il numero 6. Andiamo a trovarci le singole probabilità. Piccola parentesi, ieri io ho indicato le singole probabilità con PDE. Molti di voi mi hanno fatto notare che nei libri molto spesso si vede F di XI. Ad ogni modo è la stessa cosa, parliamo della funzione di densità, ovvero le singole probabilità dei singoli valori. Allora, qual è la probabilità che XI valga 2, ovvero che la somma dei punti faccia 2. Devo ottenere 1 al primo lancio e 1 al secondo lancio. La probabilità di uscita della faccia 1, così come la probabilità di uscita di tutte le altre facce, visto che il dado non è truccato, è un sesto. Quindi un sesto per un sesto fa un 36esimo. Questa è la probabilità che esca 1 al primo lancio e 1 al secondo lancio, quindi ho moltiplicato un sesto per un sesto. 3. Affinché la somma sia 3, io posso avere 1 più 2 e 2 più 1. La probabilità che esca 1 al primo lancio e 2 al secondo lancio è sempre un 36esimo, perché dobbiamo fare un sesto per un sesto, più la probabilità che esca il contrario, cioè 2 al primo lancio e 1 al secondo. Quindi parliamo di 2 36esimi. 4. La probabilità che la somma dei punti faccia 4. Io posso avere 1 più 3, 3 più 1, 2 più 2. Quindi ho queste tre possibili combinazioni. Quindi, ormai l'avete capito, la singola probabilità del lancio di due dadi è un 36esimo. Qui ho tre casi, quindi 3 36esimi. 5. Avete capito ormai qual è la logica, quindi mettete stop, completate da soli questa tabella e poi confrontatela con la mia. Allora, è venuto anche a voi questa tabella? Fatemelo sapere qui nei commenti. Facciamo anche un piccolo ripasso. Sappiamo che queste soddisfano le due proprietà che abbiamo visto, ovvero che tutte le singole probabilità sono maggiori o uguali di 0 e che la sommatoria di tutti questi valori fa 1. Così abbiamo fatto anche un piccolo ripasso. Ora andiamo a trovare il valore medio. Vi ricordo che la formula è la seguente nel caso discreto. Cosa vuol dire? Vi scrivo il calcolo in maniera esplicita e poi lo facciamo con la calcolatrice. Questo è tutto il calcolo da fare. XI per F di XI. Qua ovviamente non mi ci stava, quindi io sono andata a capo. Quando si va a capo solitamente si mette il più e poi si ripete anche il più qua. Se facciamo questo calcolo viene 252 36esimi, che semplificato fa 7. Il valore medio è 7. Ora andiamo a trovarci la varianza, la cui formula, ve la riscrivo qui, è questa. Quindi dobbiamo andare a sommare i singoli termini che sono dati dalla differenza tra il valore e il valore medio, tutto elevato alla seconda, per la singola probabilità. Vi scrivo come sempre il calcolo in maniera esplicita. Si tratta di fare tutto questo calcolo. Non vi spaventate, noi ovviamente usiamo la calcolatrice, oppure per chi preferisce può usare anche il foglio Excel in modo da poi calcolarsi il risultato con le formule. Come potete notare qui, quando faccio la differenza, 2 meno 7 viene meno 5 elevato alla seconda 25, 3 meno 7 fa meno 4 elevato alla seconda fa più 16. Tutti questi scarti elevati alla seconda sono positivi. Moltiplicati per la singola probabilità otteniamo sempre un numero positivo. Ecco che la dispersione, questa varianza, è sempre un valore positivo. Facendo i calcoli vi dovrebbe venire 35 sesti. Se voglio calcolare la deviazione standard, nota anche come scarto quadratico medio, basta semplicemente fare la radice quadrata e approssimativamente viene 2,4. Questo era il caso discreto. Facciamo un esempio con una variabile aleatoria continua. Sia x una variabile aleatoria continua con la seguente densità di probabilità: un mezzo x nell'intervallo compreso tra 0 e 2 e 0 altrimenti. Andiamo a trovarci il valore medio. Vi ricordo che nel caso continuo il valore medio, oppure speranza matematica, si trova così: l'integrale su tutto r, che equivale a dire l'integrale da meno infinito a più infinito, di x per f di x. Noi sappiamo che la funzione vale sempre 0 tranne nell'intervallo 0,2, quindi voi sapete che l'integrale di 0 fa 0. Dunque, calcolare il valore medio equivale a calcolare l'integrale tra 0 e 2 di un mezzo x per x, quindi un mezzo x alla seconda. La primitiva di questa funzione è x alla terza diviso 6, dobbiamo calcolarla agli estremi, quindi 2 elevato alla terza fa 8 sesti, meno
0 e quindi niente. Semplifichiamo e troviamo che il valore medio è 4 terzi. Ora andiamo a trovare la varianza, che vi ricordo si trova con questa formula. Allo stesso modo l'integrale su tutto R da noi si traduce nell'integrale tra 0 e 2, perché negli altri casi l'integrale di 0 è 0, di x meno mu, quindi x meno 4 terzi. Andiamo a fare i calcoli, quindi risolviamo il quadrato di binomio. Questo è un prodotto notevole che vi ricordo, se avete bisogno di ripassare, lo trovate nella playlist prodotti notevoli. Ora andiamo a moltiplicare tutto per un mezzo x, cioè per la mia funzione di densità di probabilità, e adesso troviamo la primitiva. La primitiva di questo è x alla quarta diviso 8, la primitiva di questo è 4 noni x alla seconda e la primitiva sua è meno 4 noni x alla terza. Se non vi ricordate come si trova la primitiva di una funzione, vi ricordo che trovate sempre tutto nella playlist integrali. Calcoliamo ora tra 0 e 2. In 0 sappiamo che fa tutto 0, quindi in 2 abbiamo 2 alla quarta 16 ottavi, 2 alla seconda 4, per 4 16 noni, 2 alla terza 8, che per 4 fa 32 noni, 16 ottavi fa 2, questi due li sommiamo già e fa meno 16 noni. Facendo l'MCM, che è 9, abbiamo 18 meno 16 al numeratore e quindi la mia varianza è 2 noni. E così ci siamo allenati anche nel caso di una variabile aleatoria continua. Ah, chiaramente se volevo trovare lo scarto quadratico medio, ovvero la deviazione standard, si trova facilmente facendo la radice quadrata di 2 noni e approssimativamente abbiamo 0,47. Ok ragazzi, questi sono gli esercizi per mettervi un po' alla prova. Li ho presi da alcuni libri di università. Ho cercato di prenderli misti, spero che non siano troppo facili ma nemmeno troppo difficili. In caso fatemelo sapere in chat. E anche per oggi siamo arrivati alla fine. Mi raccomando, allenatevi. Potete avere il migliore insegnante del mondo, potete capire tutto dei miei video, ma se non fate pratica non serve a nulla guardare soltanto. Vi ho sempre detto che io sono la vostra coach, il vostro personal trainer, e come tutti i personal trainer ci vuole la teoria e poi dopo mettere in pratica, ok? Fatemi sapere qui nei commenti come sono andati i vostri esercizi, scrivetemi anche se c'è qualche esercizio che non vi viene o, come è successo qualche tempo fa, di cui ho sbagliato la soluzione, ma voi ve ne siete accorti subito, bravissimi. E se volete vedere altri video di questo tipo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vi saluto con il mio solito motto: se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.